fino a settembre per poter chiedere finalmente attraverso una diffida l'attribuzione del punteggio dei master e dei perfezionamenti che sono stati veramente sottovalutati nelle domande di aggiornamento delle GPS, prima e seconda fascia, ma anche nelle graduatorie d'istituto. E questo perché? Perché ANIEF è riuscita a annullare la sentenza del Consiglio del TAR Lazio, il Consiglio di Stato, che ha disposto, quindi nel mese di novembre, nei primi giorni del mese di novembre, la discussione pubblica dell'udienza per entrare nel merito del problema. Secondo i legali di ANIEF, qual è il problema? Il problema è che in maniera irragionevole e in maniera anche illegittima è stato decurtato un punteggio che storicamente era stato sempre attribuito in passato alle graduatorie per le supplenze e anche nelle graduatorie di esaurimento, così come nelle graduatorie di istituto. Tutto questo in una prima lettura da parte dei giudici del Consiglio di Stato sembra che i legali dell'ANIEF abbiano ragione, quindi è importante inviare questa diffida entro settembre per poter interrompere i termini di prescrizione, ma anche per poter vantare successivamente il diritto al riconoscimento pieno di tutti i master, di tutti i corsi di perfezionamento che sono stati dichiarati all'atto di presentazione della domanda, cosa che sarà poi utile per una ricostruzione anche della propria carriera ai fini dei contratti avuti come precari in un posto magari più vicino rispetto a posti più lontani, o addirittura per l'attribuzione di incarichi che non si sono ricevuti, o addirittura di missioni di ruolo che non si sono ottenute. Quindi è molto molto importante entro settembre, fino a settembre, presentare questa domanda, che però non è una domanda, è una diffida, per fare riconoscere il proprio punteggio.